Ora passiamo alla seconda domanda e analizziamo il comportamento del circuito secondario, questo colorato in verde, che ricordiamo non ha un generatore a differenza del primario. Però la corrente ci scorrerà lo stesso, ci scorrerà una corrente I2. Il motivo è che il secondario è essenzialmente costituito da una bobina e una resistenza, ma la bobina è immersa nel campo induzione magnetica B1 del solenoide. Se questo campo B1, rimanesse costante, la bobina non avrebbe nessun problema, perché alla bobina non dà fastidio un flusso magnetico costante, dà fastidio un flusso magnetico variabile. Tra l'altro questo accadeva anche prima al solenoide. Al solenoide non dava fastidio un auto flusso magnetico costante, dà fastidio quando il flusso che produce attraverso se stesso cambia. E il flusso cambiava perché cambiava la corrente elettrica, e la corrente elettrica cambiava perché l'interruttore veniva aperto e chiuso. Noi stiamo analizzando la fase di apertura con la corrente nel primario che diminuisce. Se questa corrente nel primario diminuisce esponenzialmente, abbiamo visto prima che diminuisce esponenzialmente anche il campo B1 che genera il solenoide, giustamente, essendo attraversato da una corrente in diminuzione. Ma allora anche la bobina riceve un flusso magnetico che cala esponenzialmente, e quindi la bobina reagisce cercando di rinforzare questo flusso magnetico che l'attraversa e che sta calando. Per questo motivo nella bobina si genera una forza elettromagnetica per la legge di Faraday, Neumann, Henry, Lenz. Questa forza elettromotrice, forse ho detto forza elettromagnetica prima, non ricordo, questa forza elettromotrice indotta nella bobina ha un segno positivo perché cerca di ripristinare quelle linee del campo B che vengono a mancare, e per farlo fa girare la corrente in senso antiorario e quindi nel verso convenzionale che abbiamo scelto come positivo anche per la bobina, come anche per il solenoide. La legge di Faraday, Neumann, Henry, Lenz la conosciamo, e dice che la FEM, la forza elettromotrice indotta nella bobina, è tanto più intensa quanto più rapidamente varia il flusso magnetico attraverso la bobina, che qui ho indicato con 2 perché la bobina sta nel circuito secondario, e inoltre è cambiata di segno per la legge di Lenz. Questo ci conferma una FEM positiva, perché il flusso magnetico di B1 attraverso la bobina sta diminuendo, quindi questa derivata nel tempo è negativa, con il segno meno davanti ritorna una quantità positiva. E infatti questa forza elettromotrice cerca di contrastare è il segno meno, una variazione negativa, quindi una diminuzione di flusso magnetico. Per poter calcolare questa forza elettromotrice indotta nella bobina dobbiamo quindi prima calcolare il flusso magnetico del campo B1 attraverso la bobina, cioè attraverso il circuito 2, e la formula è la stessa che abbiamo visto prima per il solenoide da un punto di vista logico, cioè bisogna moltiplicare il campo B1 per il numero delle spire e per la superficie complessiva delle spire che attraversa. Questa superficie complessiva stavolta non è la superficie del solenoide, ma è la superficie della bobina, perciò ci va S2, l'area di una spira della bobina, per il numero delle spire della bobina. E di nuovo abbiamo l'angolo tra B1 e le spire della bobina che vale 0, perché sia il campo B1 va a sinistra, come anche l'orientamento o l'orientazione convenzionale delle spire della bobina che avevamo orientato convenzionalmente, che guardano verso sinistra, con le facce positive rivolte a sinistra. Quindi facciamo un po' lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima con il solenoide, cioè andiamo a sostituire al campo B1 generato dal solenoide l'espressione che già abbiamo usato prima, ma stavolta moltiplichiamo per N2S2, prima avevamo moltiplicato per N1S1, perché prima calcolavamo il flusso del campo B attraverso il solenoide, attraverso 1, e quindi dovevamo mettere le spire del solenoide. Adesso invece mettiamo quelle della bobina, e il calcolo porta a questa espressione dopo che abbiamo isolato a destra la corrente I1. Questo fattore lo possiamo chiamare M,
e sarebbe il coefficiente di induzione che il solenoide esercita sulla bobina. Il solenoide esercita sulla bobina una induzione elettromagnetica attraverso il suo campo B1, cioè il campo B1 del solenoide attraversa la bobina. E quindi questo lo possiamo chiamare coefficiente di induzione del solenoide sulla bobina. E rappresenta il coefficiente fattore di proporzionalità, la costante di proporzionalità fra la corrente I1 e il flusso magnetico che subisce la bobina. Questa proporzionalità è logica. Più è grande, più è intensa la corrente che scorre nel solenoide, cioè nel circuito primario, più sarà intenso questo campo B1, questo colorato in rosso, e più sarà intenso il flusso che attraversa la bobina. Secondo questa relazione di proporzionalità, nel nostro caso la corrente cala esponenzialmente, la corrente nel primario, e di conseguenza cala esponenzialmente anche il flusso magnetico che riceve la bobina. Andiamo a calcolare questo fattore M, questo coefficiente di induzione, sostituendo i valori numerici a questa espressione qua. Quindi di nuovo abbiamo μ0, μr non l'ho messo in quanto vale 1, infatti qua l'ho cancellato. Poi c'è da moltiplicare le spire del solenoide della bobina, 500 per 200, e c'è da moltiplicare per l'area di una spira, di ciascuna spira della bobina, sono 10 cm quadrati, anche qui. Poi centimetri lo porteremo a metri, 10 alla meno 2 metri. E c'è da dividere per la lunghezza del solenoide, 10 centimetri. Fatti i calcoli e le semplificazioni, il risultato è circa 1,26 millihenry, dello stesso ordine di grandezza più o meno dell'induttanza di prima del solenoide. L'induttanza del solenoide, infatti, abbiamo visto prima che valeva un po' più di 6 millihenry. Ora che abbiamo calcolato il flusso magnetico che subisce la bobina, andiamo a fare la sua derivata per poi sostituirlo nella legge di Faraday Neumann-Henry-Lenz, cioè la seconda equazione di Maxwell. Quindi dobbiamo derivare soltanto la corrente elettrica, in quanto questo fattore M, questo coefficiente di induzione, è un valore costante che dipende soltanto da quantità costanti che non variano nel tempo. Quindi deriviamo la corrente elettrica. Ricordiamo che la corrente elettrica aveva l'espressione di un esponenziale decrescente. Quando andiamo a derivare, otteniamo I max, deriviamo poi l'esponenziale che rimane se stesso e deriviamo l'argomento dell'esponenziale che è una funzione del tempo. Quindi questa è una funzione composta, la derivata dell'argomento ci dà meno 1 su tau 1. A questo punto cambiamo di segno a tutta questa espressione per calcolare la FEM, perché la forza elettromotrice indotta è meno la derivata, la rapidità di variazione del flusso magnetico subito dalla bobina. Quindi dobbiamo cambiare di segno al calcolo che abbiamo appena fatto per la legge di Lenz. Quando cambiamo di segno questo meno sparisce e quindi la forza elettromotrice indotta risulta m i max e alla meno t su tau 1 diviso tau 1 e cala esponenzialmente, come si vede appunto dall'espressione che abbiamo ottenuto.